Garufo, ieri sera sono arrivati anche i primi fischi stagionali al Tardini. Fanno più male quelli o fa più male comunque la consapevolezza di non aver offerto una prova secondo quelle che erano le aspettative? No, fa male non aver raggiunto una vittoria che ci proiettava sicuramente a un punto dalla prima, quindi dispiace per i nostri tifosi non avergli regalato questa gioia. I fischi ci stanno, si accettano perché, come negli altri episodi, siamo usciti con gli applausi. È giusto che siamo andati sotto la curva a prenderci i fischi, ma non dimentichiamoci che anche loro ci hanno detto fino all'ultimo, ci hanno incitato. Anche il coro siamo sempre con voi, non dimentichiamoci questo perché ci hanno incitato fino al 95esimo, ma va dato merito a loro che ci seguono sempre e ci vogliono bene, e noi sicuramente dobbiamo cercare di accantonare questa sconfitta che brucia ancora. Senti, Desiderio, è più una questione secondo te anche mentale, questa squadra che magari reagisce quando subisce lo schiaffo ieri, poi però sprofonda nuovamente. Cos'è che non funziona? No, ieri si è visto questo, che dopo aver dato un po' di coraggio a loro, prendendo anche il gol, siamo riusciti a reagire e poi per una nostra disattenzione abbiamo preso il 2-1 che a fine primo tempo sicuramente ci ha un pochettino demoralizzato molto di più. Dobbiamo far tesoro di questi episodi, basta parlare, dobbiamo lavorare di più e dobbiamo cercare di dare un impatto diverso, soprattutto quando giochiamo in casa. Ciao Desiderio, questa mattina all'arrivo negli spogliatoi prima dell'allenamento avete parlato, c'è stato, non so, magari anche la dirigenza è venuta a parlare, avete fatto una sorta di confronto oppure è stato semplicemente un risveglio difficile per tutti, però avete iniziato subito a lavorare? No, è stata una nottata pesante per tutti, ma all'interno si ragiona sempre per cercare, si lavora sempre in maniera costruttiva, quindi si è fatto questo. Non dimentichiamoci che abbiamo la possibilità sabato di ritornare a sorridere, perché oggi è stato, diciamo, un risveglio particolare per tutti. Dobbiamo ritornare subito a correre perché avevamo avuto la possibilità ieri di agganciare, diciamo, le parti alte della classifica, ma la cosa positiva è che siamo ancora a 4 punti, quindi non dimentichiamoci questo. Ecco, ieri l'autocritica della squadra, perché io credo che ora Pescobon e Schiavone abbiano parlato a nome della squadra, è stata profonda e senza alcun tipo di mezze misure. Si è parlato molto della cattiveria, cioè del fatto che manca cattiveria, manca magari l'atteggiamento giusto. È solo una questione di corsa di cattiveria. È vero che la Lega Pro è un campionato molto, molto duro, molto fisico, però in campo a volte c'è la sensazione che, non dico che il Parma non sappia cosa fare, però tutti quei lanci lunghi, quei cross, comunque dalla tre quarti, sembra quasi una sorta di ultima soluzione rispetto a una manovra che non va. Tu cosa ne pensi? La cattiveria fa parte di questo campionato, nel senso è la caratteristica fondamentale di questo campionato. Poi diciamo che questo è il momento sicuramente per ognuno di noi fare autocritica, quindi ognuno di noi deve pensare a quello che deve fare, se non è bastato deve dare ancora di più. Quindi la sensazione è che fino ad oggi, diciamo, questa è stata veramente l'unica partita dove la squadra è sembrata un pochettino subire tutto. Nelle altre circostanze c'è stata la reazione o c'è stato un atteggiamento diverso. L'atteggiamento non è piaciuto prima a noi stessi che ai nostri tifosi, e su quello dobbiamo farci delle domande e dobbiamo cercare di dare di più. Ecco, ora arrivano, io credo che invece di pensare alle tre partite ne arriva una, pensiamo alla prossima, Pensiamo alla prossima, sì. direttamente quella col Forlì, sulla carta facile, anche se di gare facili non ce ne sono, non c'è il rischio anche forse da parte del Parma di, tra virgolette, come posso dire, farsi del male da solo, ovvero caricare troppo anche di tensione questa partita dopo questa sconfitta. E magari alla prima, visto che spesso si aspetta uno schiaffo prima di reagire, insomma, al primo schiaffo.
possa capitare un patatrac. No, è importante avere l'equilibrio, accettare la sconfitta di ieri, perché è stata a lunghi tratti meritata, dobbiamo dire la verità, però dobbiamo cercare di capire quello che non è andato. Ognuno di noi deve fare autocritica, a partire da me, tutti fino al magazziniere, come si suol Ok, ma te dire anche in tu. certe circostanze. Quindi dobbiamo capire quello che non è andato e affrontare, metterci alla pari del Forlì, perché dobbiamo andare lì con umiltà e cercare di fare la partita importante come se fosse l'ultima. Proprio forse questo è uno dei punti principali che magari ho visto solo io, non so se tu puoi darmi conferma, cioè mi manca questo calarmi nella parte, questo calarmi nella Lega Pro, eppure tu l'hai fatta per tanti anni. Avverti questo oppure No, è forse un'impressione? ieri si è esaltato un po' di più, perché loro sono partiti forse in maniera più forte. Noi in casa soprattutto non dobbiamo concedere. Nelle altre circostanze è venuta meno. Ieri, diciamo, deve essere un episodio che deve essere accantonato, ma non deve essere dimenticato. Quindi la partita di ieri ci deve servire da lezione, come ci è servita da lezione quella di Venezia, perché negli ultimi minuti abbiamo vanificato una partita che per 90 minuti ci ha visto protagonisti. Quindi sono da questi spunti, da questi episodi che determinano le partite, dobbiamo cercare di farne più tesoro, e poi le qualità della squadra ci sono, e quindi mettendoci alla pari degli altri sul fatto agonistico e della tazzina, come si dice in napoletano, dobbiamo cercare di fare di più su queste, e quelle qualità sicuramente usciranno. Perché vedendo magari tu dicevi che ieri si è visto questa mancanza, non di umiltà, ma il fatto di non essere calati nella parte si è visto un po' più delle altre volte. E ieri si è visto anche, a mio avviso, più di altre volte, perché anche altre volte si è visto questa mancanza di idee, questa mancanza di gioco, buttare palla sempre in avanti, ma alla ricerca di praticamente nessuno, perché Vacco e Calaiuolo ieri si sono praticamente annullati a vicenda, sempre dal mio punto di vista. Che cosa vi dice l'allenatore quando poi guardate questo tipo di partite, quando andrete a fare video, magari, non lo so. Durante la Cioè, è settimana, contento così oppure vi rimprovera? no, il mister sicuramente ci dirà quello che non è andato, come lo ha fatto sempre. Quindi è stato sempre chiaro su queste situazioni. Durante la settimana, da parte di tutti, c'è un grandissimo impegno, perché qui ci stiamo giocando qualcosa di importante, che sicuramente per la carriera di tutti Parma è un punto importante per tutti. Quindi sappiamo che abbiamo grosse responsabilità, analizzeremo quello che non è andato, come il mister lo ha fatto con il suo staff sempre, e su quello, sugli errori, sugli episodi, su quelle incertezze ci lavoreremo per cercare di creare qualcosa di più importante. Fatto positivo che ancora siamo a 4 punti, il campionato è ancora lungo, si determinerà più avanti sicuramente. Prima Nicolò diceva che avete avuto un confronto, no? Immagino l'abbia dalla tua risposta. No, Ieri quando? oggi, Ah, alla ripresa. ok. No, ti chiedeva se aveste mai avuto un confronto con la dirigenza dalla tua No, no, risposta. no, no. Ecco, ma non ti sembra che comunque, perché tu hai giocato a Catania, no? Hai giocato in piazza importante. Catania c'è un personaggio che io temo molto, Romolo. Se fosse successo a Catania, per dire, una cosa del genere, probabilmente le urla di Romolo le avremmo sentite fino a qui. Sì. Non hai l'impressione che la dirigenza vi lasci un po' troppo fare, cioè No, non stiamo assolutamente, giocando. qui c'è molta intelligenza, quindi le cose qui si dicono in maniera giusta, nel far capire quello che non è andato. Non è che qui ognuno fa quello che vuole, non esiste questo. Qua c'è sia la dirigenza che lo staff, che i giocatori, tutti hanno le idee chiare su quello che siamo venuti a fare qui a Parma. Quindi non è giusto far pensare all'esterno che qui ci sia un ambiente, diciamo, alla deriva, proprio non, Ma no, non era assolutamente. questo il mio intento, No, era nel proprio senso che chiederti, cioè, se voi aveste avuto magari un
Io me lo sarei aspettato da No, no, la, giocatore e mi sarei sentito anche più la responsabilizzato. società è venuta altre volte, quindi ha fatto manifestare sempre la loro presenza con parole giuste, nei momenti giusti. Quindi oggi è una giornata un pochettino particolare per noi perché il risveglio non è stato bello. Volevamo ieri sera regalare una grande gioia sia a noi che ai nostri tifosi. Non è venuta, ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo già da oggi siamo ripartiti per Forlì. Ti faccio l'ultima domanda da parte Sì. mia. Se tu fossi un direttore sportivo, un amministratore delegato, un dirigente, un uomo della società, cosa andresti a dire ai tuoi giocatori dopo una partita del genere? Sia il direttore che l'allenatore hanno detto quello che ci dovevano dire. Io ad oggi faccio il giocatore e devo fare solo quello. Quindi la dirigenza oggi, quello che il mister doveva dire, l'ha detto. Ha detto anche parole giuste. Quindi noi dobbiamo fare solo tesoro di quello che ci è stato detto. È serio, dopo la partita col Venezia la squadra era stata compatta, cioè noi siamo con Apolloni, vale anche oggi. Assolutamente, assolutamente. Cioè, la squadra è con il mister perché da 3 mesi che si sta facendo un grande lavoro. Non dimentichiamo che squadre come Perapisalò, Pordenone, Bassano sono da 3, 4, 5 anni insieme. Qui è una squadra che è stata rifondata l'anno scorso, ha raggiunto un grande obiettivo, è ritornata nei professionisti, ha aggiunto tanti pezzi, quindi non sono scusanti, ma quando vedi una squadra come Peralpi, Bassano e Pordenone che ogni anno arrivano in fondo alla classifica, non sono squadre che sicuramente ieri sono venuti qui e erano l'ultimo arrivato. Noi sappiamo quello che abbiamo sbagliato e da oggi ci siamo messi al lavoro per Forlì, che è la cosa più importante. Grazie, 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 grazie. Grazie mille.